siamo altri, perché noi appunto non abbiamo questo tipo di velleità, e noi diciamo siamo per le cose belle. Open. Siamo open mind. Open mind. E quindi direi che io ci darei a lanciare un'altra cosa, perché appunto il nostro obiettivo è appunto quello di ampliare di essere una bella vetrina, però non solo, nel senso che io già con Valerio e Stefano è un po' di tempo che sto che ho proposto questa cosa, che è stata subito accettata e che penso implementeremo subito dopo la Fiera del Fungo, che è praticamente la possibilità di fruire del dialetto valtarese. Posso lanciare? Okay. Perché appunto una cosa che a cui teniamo molto e su cui stiamo lavorando e su cui lavoreremo anche con le scuole è la valenza culturale del progetto. E quindi una volta che il dottor Rulli ha presentato il dizionario valtarese italiano, ho detto questo lo dobbiamo pubblicare, non so in che modo, e l'ultima volta che ci siamo visti con Stefano abbiamo detto perché non facciamo una pubblicazione audio, facciamo dei podcast che poi sono dei file audio ascoltabili, dove uno, perché ora oggettivamente io ogni tanto con loro ci provo, però non sono molto bravo col dialetto, quindi probabilmente lo userò, faremo. Qui un appello per volontari che vogliono registrare in dialetto. La valle, esatto, quindi secondo me è un modo anche per trasmettere in avanti una parte di cultura che poi è quella, che è stata spesso e volentieri considerata un po' minore, no? La cultura tradizionale, il dialetto, siamo sempre. Negli ultimi 50 anni si è cercato di standardizzare la lingua e si sono persi un po' certe cose che secondo me vanno recuperate con lo strumento, recuperare una cosa antica, con lo strumento più avanti che c'è, direi che è una cosa che a me personalmente fa parecchio piacere, insomma. E quindi ecco, questa è una delle tante cose, poi stiamo appunto pensando insieme a degli amici madrelingua, sempre nell'ottica di ampliare le possibilità di trasmettere delle specie di piccoli notiziari in lingua. Anche qui io la sparo perché mi piace spararla, pensavamo addirittura di farlo in moldavo e in rumeno, perché cioè, va bene l'inglese che sta fuori, però ci sono anche tanti immigrati qui. Adesso magari lì dovremmo fare un attimo una valutazione sulle proporzioni di linguistiche, però potrebbe essere un... Pubblicare, arriva il materiale, lo scarichiamo su questa piattaforma, principalmente di pubblicarlo, inseriamo le gallerie delle foto, appunto i video e quant'altro, e poi, credo che sia tutto a posto, spero, e poi pubblichiamo. Pubblica in questo modo, poi tornando sul sito e caricando la pagina dovremmo trovarlo caricato. Cioè, perché la data? La data, sì. Sì. Yeah.